Ci troviamo in questa bellissima basilica di San Francesco a Ravenna per iniziare questo percorso di conoscenza di Dante, ma del Dante cristiano, che possiamo conoscere sempre meglio appunto attraverso la Divina Commedia. In questa basilica di San Francesco, che è del V secolo, poi rifatta nel X secolo e che Dante ha frequentato durante la sua permanenza a Ravenna. Qui probabilmente veniva a pregare, qui ha anche forse scritto qualche verso del Paradiso e quindi qui sono stati fatti anche i suoi funerali. Allora vogliamo conoscere meglio il suo pensiero e voglio, come anche direttore del Centro Dantesco, vorrei ringraziare l'associazione Romagna Camaldoli per averci dato questa opportunità di approfondire il pensiero di Dante cristiano. Dante merita tanti titoli, il titolo di poeta, lo chiamiamo il sommo poeta, il più grande poeta italiano, è uno dei maggiori della letteratura mondiale. Gli diamo anche altri titoli, padre della lingua italiana. Leggendo la Divina Commedia, anche le opere minori, troviamo un Dante enciclopedico che si interessa un po' di tutti. E c'è anche questo titolo, che Dante teologo, e anche l'altro titolo, Dante profeta. Sono due titoli che si addicono molto bene a questo poeta, perché il suo pensiero, ecco, è andato sempre più sviscerando tutta la teologia, tutto il pensiero cristiano. Quindi nella Divina Commedia troviamo tutto l'impianto teologico della teologia cristiano-cattolica e quindi è importante, ecco, conoscere questo il Dante teologo. Allora, in questa maniera noi vogliamo accogliere l'invito della Chiesa, che ha sempre stimato questo poeta, nonostante che da lui abbia ricevuto anche tante critiche, ma erano tutte critiche che stimolavano alla conversione, alla riforma dei costumi nella Chiesa stessa. E quindi la Chiesa, nonostante questo, ha sempre stimato questo grande poeta, soprattutto nel secolo scorso. Pensiamo al Papa Benedetto XV, che ha scritto un'enciclica nel 1921 in occasione del 106° centenario della morte, un'enciclica intitolata In Preclara Summorum, dove tesse l'elogio proprio del Dante, che ha approfondito il pensiero cristiano attraverso la sua poesia. Pensiamo anche al Papa Paolo VI nel 1965, settimo centenario della nascita, il quale ha scritto Altissimi Cantus, una lettera apostolica sotto forma di motu proprio, proprio per ricordare questo, il Dante cristiano, e lui l'ha chiamato addirittura il Dante nostro. E proprio in occasione del centenario della nascita di Dante, Paolo VI ha voluto regalare alla città di Firenze una corona d'alloro da mettere nel battistero dove Dante sognava di essere incoronato poeta, e qui a Ravenna ha voluto regalare una croce d'oro che ricorda un po' anche il mistero della risurrezione, che è stato posto nella tomba di Dante e che proprio ultimamente è stato benedetto anche da Papa Francesco. Allora, grazie a questa associazione, grazie soprattutto a padre Alberto Casalboni che tratterà questo tema, vogliamo fare questo percorso alla scoperta del Dante, ecco, del Dante teologo e del Dante profeta, in profeta di libertà. Ecco, Dante
ha fatto tutto questo percorso, ha ricercato la libertà della verità. E quindi è passato attraverso l'inferno, quando arriva in purgatorio si incontra con Catone, Catone vorrebbe non lasciare andare avanti Dante nel suo cammino, interviene Virgilio che lo esorta a lasciarlo passare perché questo Dante va in cerca della libertà che si cara anche a Catone perché l'ha conosciuto, perché Catone ha dato la vita per la libertà. Ecco, allora Dante ci aiuta alla ricerca della verità, e quindi nella verità c'è la vera libertà e la realizzazione del nostro cammino che tutti sogniamo di portare a termine nell'incontro con Dio. Allora porto il saluto dell'Associazione Romagna Camaldoli, che organizza questo importante ciclo di conferenze con il cappuccino amico Padre Casalboni. E in questi 700 anni importanti, noi come associazione abbiamo festeggiato i 1000 anni di Camaldoli, un battito di ciglia di fronte ai tempi di Dio. E in questa città di Ravenna vogliamo dare un nostro contributo, quindi questa iniziativa è come un verso che contribuisce a questa sinfonia di Dante in questa città che si ricollega a Roma attraverso una via che sono i due fiumi, il Tevere e il Savio, e lungo questa via ci sono ancora delle evidenti tracce della romanità. Ravenna, quindi, città di Dante, città di San Romualdo, città di San Pier Damiano e tanto altro ancora. In una piazza di Ravenna c'è questo verso di Dante: dall'alto scende virtù che m'aiuta. E il salmista dice: verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Anche qui un'apparente contraddizione, e che però penso che possa condensare la teologia e anche la nota profetica che Dante ci porta e alla quale noi vogliamo ispirarci. Quindi buon ascolto. Il tema di questo primo incontro è la cultura teologica di Dante. Prendiamo spunto dall'epitafio che l'amico ed estimatore di Dante, Giovanni del Virgilio, ha inviato a Ravenna da apporre sulla tomba di Dante. Questo epitafio ci è stato conservato dal Boccaccio nel suo trattatello in laude di Dante, e così comincia: Dante teologo, di nessuna dottrina ignaro, che filosofia scaldi nel suo seno, laddove filosofia è nel senso della parola stessa, cioè colui che ama la scienza, la conoscenza, sotto ogni aspetto. Ma prima una premessa: quest'opera di Dante come si chiama? Normalmente si chiama la Divina Commedia, ma Dante non la titola così. Infatti, per ben due volte nell'Inferno, nel sedicesimo e nel ventunesimo canto, la chiama Commedia. In seguito però, nel Paradiso, s'accorge che Commedia è un po' riduttivo come titolo, e allora lo chiama Sacrato Poema, poi soprattutto Poema Sacro, ma non obbedisce tuttavia a nessuno dei generi letterari trasmessi soprattutto dalla classicità. In fondo è commedia e non è commedia, è poema sacro ed è poema sicuro, ma anche sacro. C'è
ci aiuta in questa questione Marco Sant'Agata, critico dantesco, ci dice che lavori all'interno di un genere letterario o che scriva un testo non inquadrabile in un genere precostituito, Dante si prefigge comunque di essere nuovo e originale, e nuove in effetti sono le sue opere, nessuna delle quali si lascia del tutto circoscrivere dentro un genere preesistente. Detto che in due luoghi dell'inferno la chiama commedia, e detto anche che quasi di passaggio lo chiama anche sacrato poema, vediamo che è solo l'enunciazione, non ce lo spiega. Tuttavia il prologo della Divina Commedia spiega perché si chiami commedia, perché il genere letterario classico della commedia era che cominciasse da una situazione triste e terminava in una situazione risolta, felice. E così è. Dante è smarrito nella selva. Poi ce lo dice lui stesso proprio nel prologo, dice che questo smarrimento però ha portato al ben che vi trovai, quindi ad un fatto altamente positivo. Il genere letterario classico commedia si contrappone all'altro genere classico che è la tragedia, laddove appunto l'inizio è glorioso e la conclusione è, per dirla con le nostre parole, tragica. Questa è ancora una testimonianza che Dante stesso, per bocca di Virgilio, ci consegna. E infatti dice nel 21° dell'Inferno, sta parlando degli indovini, Euripilo ebbe nome, e così il canta l'alta mia tragedia. Poi aggiunge un'altra cosa. Ben lo sai tu che la sai tutta quanta, ed è la confessione di Dante per bocca di Virgilio, che conosce molto bene l'Eneide, questa tragedia. Per le ragioni suddette, la commedia rimane punto per sempre tale, anche se il teatro nel Medioevo era sotto scomunica, quindi non è che prenda spunto dalla commedia nel Medioevo, perché sia l'autore di una eventuale commedia, sia gli attori di una divina commedia, di una commedia, alla morte non sarebbero potuti essere sepolti in un cimitero consacrato, ma fuori, cioè come dire scomunicati. Giunto però ormai Dante alle pendici dell'Empireo, senza esitazione la commedia si trasforma in poema sacro. Siamo al canto 25° sempre del Paradiso. Dante, dopo l'esame da parte di San Pietro sulla fede, passa nel canto 25° all'esame della speranza con l'Apostolo San Giacomo.
Siamo dunque al canto 25esimo e proprio l'inizio del canto sulla speranza esprime la sua speranza, che potremmo dire umana, oltre che quella teologale. Così si esprime: se mai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra, sì che m'ha fatto per molti anni macro. Vinca la crudeltà che fuor mi serra del bello vile, ov'io dormì agnello, nemico ai lupi che gli danno guerra. Con altra voce omai, con altro vello, ritornerò poeta e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Però che nella fede che fa conte l'anime a Dio, quivi entrai io e poi Pietro per lei mi girò la fronte. Cosa vuol dire qui? Che spera, ecco la speranza, che la conoscenza di questo poema sacro attutisca quasi l'odio che i governanti di Firenze hanno avuto per questo esule sempre, e li chiama addirittura lupi, e spera di essere incoronato poeta sul fonte battesimale dove ha ricevuto il dono della fede. Fede per la quale nel canto 24esimo Pietro, che l'ha esaminato, gli gira 3 volte attorno, come a dire incoronarlo sia poeta sia teologo della fede. Poema sacro dunque. Che cos'è? Cosa intendiamo noi per poema? Aggiunge appunto, oltre al fatto che poema, anche sacro. Ma vediamo un po' che cos'è il poema nella letteratura classica tradizionale. Nelle varie letterature la nostra cultura può citare per esempio la Bibbia, che in qualche modo altro non è che l'epopea del popolo ebraico, mentre la cultura classica ci consegna l'Iliade, l'Odissea e nel campo latino l'Eneide stessa. Ed è a queste opere a cui Dante pensa, ai prestigiosi nomi anche di altri grandi poeti, e li cita nel 4° canto dell'Inferno: Omero, Virgilio, Lucano, Orazio, Ovidio. Questi sono appunto il fiorfiore della poesia latina. Che cosa invece sia comedia lo spiegherà un anonimo quale aggiunta all'epistola di Dante a Can Grande della Scala, ed è l'epistola 13ª. In sostanza, questione di stile e di contenuti, da un incipit che egli chiama fetido al paradiso, dove c'è l'eccelsa figura della Trinità. Se volessimo esprimere con un'immagine, dico, questo poema, la più pertinente è quella del mosaico, dove le tessere, parole di Dante, tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma del poema sacro.
ma vediamo appunto le finalità di un poema. Il poema epico è per tradizione un'enciclopedia del sapere di una comunità nazionale, nell'accezione più ampia del termine. Così anche la Divina Commedia, non diversamente da quello che siamo soliti dire e pensare dell'Iliade e dell'Odissea e presso i latini dell'Eneide. Nel contempo, scrivono due letterati, nel contempo, attraverso le azioni eroiche, il cantore epico trasmetteva al suo pubblico tutto il sapere giuridico, religioso, scientifico, tecnico del proprio tempo. Un sapere non esposto in maniera sistematica o in forma di digressione, ma del tutto incorporato nel tessuto del racconto. Come è stato felicemente detto, il verso epico fu lo strumento di un indottrinamento culturale, il cui fine ultimo era la preservazione dell'identità del gruppo. E in ultima analisi, l'enciclopedia in cui era organizzata, tra le maglie del racconto mitico, tutta la saggezza della società greca e latina. Tutto questo nel bene e nel male, così lo stesso Dante, e come auctor e come actor. Non solo, saranno gli stessi personaggi ad autodenunciarsi, dal momento che nel mondo senza tempo non è più possibile mentire. Testimone del sapere di un'epoca, davvero filosofo, amante del sapere, non si ferma alla teologia e alla filosofia, ma sono presenti tutte le discipline del trivio, grammatica, retorica, dialettica, e del quadrivio, musica, astronomia, matematica e astrologia. C'è di tutto. Detto questo, vediamo i contenuti di questo primo incontro, la cultura appunto teologica di Dante. Conclude nel paradiso e, come si soleva dire un tempo, finis coronat opus. La conclusione è l'incoronamento di tutta l'opera ed è ovviamente il paradiso, la visione trinitaria. La cantica e quindi l'opera termina con la visio dei due misteri principali della fede, unità e trinità di Dio, incarnazione e passione del Verbo. Prima però di comunicarci quello che vede, come auctor fa delle considerazioni su questa sua visione della Trinità e scrive: «E io che al fin di tutti i desii appropinquava, sì com'io doveva, l'ardor del desiderio in me finì». Cioè, tutto quello che egli aveva desiderato per tutte e tre le cantiche finalmente va a compimento. E che cosa può esclamare di fronte a questo dono, a questa visione? O abbondante grazia, ond'io presunsi
ficcar lo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi, cioè sono arrivato al massimo di quello che si può vedere e conoscere. E tutto questo è nella prima lettura. Non perché più con semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava, che tale sempre qual s'era davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza, mutando mio, a me si travagliava. Né la profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri, di tre colori ed una contenenza. E l'un dall'altro, come iri da iri, parea riflesso, e il terzo parea fuoco, che quinci e quindi ugualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire, e come fioco al mio concetto, e questo a quel chi vidi è tanto che non basta a dicer poco. Oh, luce eterna, che sola in te sidi, sola t'intendi, e da te intelletta e intendente te ami e arridi. Quella circolazion che sì concetta pareva in te com'è lume reflesso, dagli occhi miei alquanto circunspetta, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Che cosa vede Dante in poche parole quando ha questa visione? L'immagine che ci dà è quella di tre cerchi concentrici uguali, della stessa, lui dice, contenenza, diversi però per colore. E la cosa straordinaria che poi dice di non riuscire a spiegarsi e solo la folgorazione divina lo illumina è come l'immagine nostra, umana, possa convenire con uno di quei tre cerchi. Ma Dante però, al di là di questa immagine, non ci può dire niente, perché è indicibile. E allora dice che la visione c'è stata, ma la memoria è scomparsa. Già in apertura della Cantica Dante ci anticipa che, pur avendo visto, non può riferirne, se non con qualche immagine. Perché, dice ancora, appressando sé al suo desire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. E quindi sa di aver visto, ma non ricorda più, perché era immensa questa visione. Ma ho osservato che nel cielo empireo la memoria cede. Al contrario, appena giunto nel cielo di Marte, e qui siamo ancora nei cieli ascendenti verso l'empireo, è il suo ingegno che non riesce a rendere lo spettacolo. Ricorda, ma non sa ridirlo. Qui vince la memoria mia, lo ingegno. L'ingegno vince la memoria. Ce l'ha dentro, ma la memoria non c'è più. Vediamo ora analiticamente l'aspetto dottrinale che concerne questi due misteri. Di Dio non può esserci immagine, parola greca che si traduce con eidolon, cioè fantasma, idolo, o anche eidos, aspetto, forma, figura.
il che sarebbe idolatria. Nel Catechismo di Pio X, al numero 7, c'è la domanda: dov'è Dio? Questa la risposta sempre del Catechismo. Dio è in cielo e in terra e in ogni luogo. Egli è l'immenso. La raffigurazione invece con la quale Dante presenta Dio a indicarne la presenza è un punto, una figura geometrica senza dimensioni, ossia adimensionale, punto geometrico che è nello stesso tempo immenso nel significato radicale della parola, senza poter essere misurato, senza dimensioni, e cioè spirito, così come leggiamo nel Vangelo di Giovanni alla Samaritana. Dice Gesù: Dio è spirito e i veri adoratori lo devono adorare in spirito e verità, nessuna immagine quindi. Ma vediamo le testimonianze di Dante, questo punto fisso. Un punto vidi che raggiava lume acuto sì che il viso che li affoca chiuder conviensi per lo forte acume. Questo punto emanava una luce così immensa che non si poteva guardare, cioè si sarebbe accecato uno. Chiuder convensi per lo forte acume. E ancora, distante intorno al punto, sta parlando degli angeli, che sono distanti intorno al punto, un cerchio d'igne di fuoco si girava così veloce, siratto, che avria vinto quel moto che piuttosto il mondo cigne, cioè il primo mobile, che è il più veloce dei cieli. E ancora, ma questa volta a parlare è Beatrice, la donna mia che mi vedea in cura, forte sospeso, disse: da quel punto dipende il cielo e tutta la natura. Mira quel cerchio che più li è congiunto e sappi che il suo muovere è sì tosto, sì veloce per l'affocato amore, ond'egli è punto. È la gerarchia degli angeli, ma soprattutto la più vicina a Dio, che è quella dei serafini, l'amore dei serafini. Ora, c'è ancora un'altra testimonianza, ma posso anche saltarla. Dio infinito, dice Dante, quinci appar ogni minor natura, minore ovviamente in rapporto a Dio, è corto recettacolo, cioè non lo può ricevere, a quel bene che non ha fine e sé con sé misura, si può rapportare soltanto con se stesso, Dio. Dio è uno, ma anche trino. E sono quando dipinge la Trinità di Dio, congiunge questo concetto, questa realtà, con l'operosità ad extra, cioè quello che è Dio all'interno di sé sono le operazioni ad intra, all'interno. Quelle che invece hanno un risvolto esterno si chiamano le operazioni ad extra. Vediamo un po' questa connessione. Siamo al canto 10 del Paradiso, laddove Dante entra nel cielo del sole, nel cielo dei sapienti,
e l'introduzione è veramente grandiosa. E qui è espressa la Trinità. Guardando nel suo figlio con amore, questo è il Padre, la potestà, che guarda nel suo figlio, questa è la generazione del Verbo. Che l'uno e l'altro eternalmente spiro, cioè lo Spirito Santo è il tredunion di queste due realtà. Il soggetto è appunto l'opprime e ineffabile valore. Quanto per mente, cioè tutto ciò che dagli angeli agli uomini, tutto ciò che per mente e per loco, tutto ciò che quindi ha un luogo, cioè materiale, quindi ogni aspetto della creazione, quindi quanto per mente per loco si gira con tant'ordine fe che esser non puote senza gustar di lui chi ciò rimira, cioè chi vede la creazione, l'universo e lo contempla non può rimanere senza ammirazione perché è opera della Trinità. E ancora, ed è singolare perché questa proposta della Trinità nel suo senso della realtà e nello stesso tempo come opera ad extra la troviamo nel terzo canto dell'Inferno. Così su quella porta che rimane sempre aperta è scritto: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza è il primo amore, la divina potestate il Padre, la somma sapienza il Verbo e il primo amore lo Spirito Santo. Dinanzi a me non fuor cose create e quindi questo inferno è stato creato sin dall'eternità, non ci furono cose create se non eterne, e io eterna duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. È terribile e nello stesso tempo sublime questa definizione. Allora, dopo che abbiamo visto questo punto luminosissimo, questa Trinità che gioisce, gode in se stessa, che ama se stessa, possiamo chiederci, ma allora che cos'è il paradiso, che è il regno di Dio, insomma? Attenzione alle parole, ecco. Quando Dante e Beatrice escono dal cielo delle stesse stelle fisse e poi dal primo mobile entrano nell'empireo. Cos'è l'empireo? Cioè il luogo dove godono i beati e che è appunto il regno di Dio. Attenzione alle parole perché sono calibrate. Ciel che è pura luce. Allora uno penserebbe anche questa è la luce, ma non è questa. Ciel che è pura luce, luce intellettuale, piena d'amore. Amor di vero ben, pien di letizia. Letizia
che trascende ogni dolzore. Ecco, questa è la definizione perfetta di che cosa possa essere, secondo le nostre parole, il paradiso. Ma dicevamo che Dio, oltre che Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, e anche degli attributi che però concernono la creazione. Dio è soprattutto, questo appare evidente nel Primo Testamento, ma ovviamente anche nel Secondo, Dio giusto e misericordioso ed anche provvidente. Ad esempio, la rotazione dei 9 cieli intorno alla terra ha come provvidenza il fatto che l'influsso di ciascuno cielo, passando di cielo in cielo, arriva fino alla terra, cioè all'uomo. E quindi tutti i 9 cieli in qualche modo influiscono sulla nostra terra, quindi sulle persone. E qui siamo nel paradiso ed è l'amico in terra di Dante, Carlo Martello, a spiegarsi. Lo ben che tutto il regno che tu scandi, che tu segni, volge e contenta, fa essere virtute sua provvidenza in questi corpi grandi. E non pur le nature provvedute sono in la mente, che è da sé perfetta, ma essi insieme con la loro salute, perché quantunque quest'arco saetta disposto cade a provveduto fine, siccome cosa in suo segno diretta, cioè tutto confluisce alla fine, che è la terra. Ancora un segno. Dante esce dalla bolgia dei diavoli, dove ci sono i diavoli di cui ha paura, e ci sono quelli che hanno, come dire, agito sotto l'acqua, cioè gli ipocriti, ecco. E però sono accompagnati Dante e Virgilio dai diavoli, da una decina di diavoli. Poi succede una cosa strana, che i diavoli vengono ingannati da un dannato e si azzuffano tra di loro perché qualcuno dei diavoli si è fidato, quell'altro non si fidava, e piombano tutte e due nella questi demoni nella pece. E in questo frattempo Dante e Virgilio se ne vanno. E visto che i diavoli li inseguono, si buttano giù nell'altra bolgia. E quindi è provvidenza questa, cioè che l'alta provvidenza che lor volle porre ministri della fossa quinta, dove ci sono appunto questi peccatori, poder di partirsi indi a tutti tolle. E quindi hanno un campo di attività limitato alla loro bolgia e non possono entrare nei confini di altre bolge. Ma perché questa Trinità è così pervasiva nella Divina Commedia? Una prima considerazione esteriore è questa. La terzina dantesca è una invenzione di Dante. 3 versi per ciascuna. E questo 3 è sempre
il numero che indica la Trinità. Le terzine sono ben 4.700, quindi in ciascuna di loro è sottinteso colui che è Trino. Ma sono molti i luoghi in cui Dante parla della Trinità. Abbiamo visto quello dell'inferno sulla porta, abbiamo visto quello del Paradiso 10, dove si parla della Trinità, ma ce ne sono altri, Paradiso 14, quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre, in due e in uno. Quindi ripete sempre. E ancora nel quindicesimo del Paradiso, benedetto sia tu, Trino e uno, che nel mio seme sei tanto cortese ed è cacciaguida. Ancora, Paradiso 24, la fede nella Trinità, tre volte Pietro mi cinse, lo incoronò. Nel 27esimo, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, gloria. Nel 31esimo, o Trina Luce, che in unica ti manifesti. Dio uno e trino, teologia quindi. Quando però si accenna alle, come si diceva prima, alle operazioni ad extra, cioè sulla creazione, allora Dante non può risolvere tutto con la teologia, ha bisogno della cosiddetta ancilla teologie, che è appunto la filosofia. E in questo caso Dante si mostra veramente tomista, aristotelico tomista. E vediamo, la prima cosa che leggiamo all'inizio proprio del Paradiso è questo: la gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. E cominciò. Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante. Qui veggion l'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale è fine al quale è fatta la toccata norma. Nell'ordine che io dico sono accline tutte nature per diverse sorti, più al principio loro e men vicine, onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere, e ciascuna con istinto a lei dato che la porti. Questi ne porta il fuoco inver la luna, questi ne cor mortali è per motore, questi la terra in sé stringe e aduna. Neppur le creature che son fore d'intelligenza questo arco saetta, ma quelle c'hanno intelletto e amore. La provvidenza che cotanto assetta, del suo lume fa il ciel sempre quieto, nel qual si volge quel ch'ha maggior fretta. E ora lì, come ha sito decreto, c'è in porta la virtù di quella corda, che ciò che scocca, drizza in segno lieto. Questo motore immobile che dà origine a tutto il moto che esiste nella creazione, ed è dottrina aristotelica, il motore immobile, ovviamente fatto proprio da Tommaso. E questo è tema della lettura. Causa finale, Dante, cioè Dio. Tutti gli esseri hanno un loro fine immediato che termina, ma
tutti questi fini sono tra loro collegati e alla fine di tutta la serie dei fini si arriva appunto come al fine ultimo che è Dio stesso. L'intervento di Dio, un'altra prerogativa di Dante, Dio provvidente. E siamo qui al canto undicesimo, laddove Tommaso parla di San Francesco e Bonaventura parlerà di San Domenico, ma c'è una presentazione di entrambi questi patriarchi. Così scrive Dante: la provvidenza che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto, ogni idea umana è vinta, pria che vada al fondo, però che andasse ver lo suo diletto la sposa, cioè la Chiesa, di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, perché andasse in sé sicura e anche a lui più fida. Due principi ordinò in suo favore, che quinci e quindi le fossero per guida, Francesco e Domenico. Poi, quando presenterà questi due campioni, queste due ruote del carro che è la Chiesa, ovviamente distinguerà le prerogative dell'uno, l'amore di Francesco, e le prerogative dell'altro, la scienza di Domenico. Ma ancora la provvidenza. E siamo al 27°. Ma l'alta provvidenza, qui è San Pietro che parla, ma l'alta provvidenza che con Scipio difese a Roma la gloria del mondo soccorrerà, ma lui dice soccorrà tosto, siccome com'io concipio. E tu, figliuol, che per lo mortal pondo ancor giù tornerai, apri la bocca e non nasconder quel che io non nascondo. Qui c'è ovviamente il concetto della provvidenza, dopo che San Pietro ha condannato tutti quei papi che sono coevi a Dante, tutti proprio, li enumera proprio, finisce con questa più che speranza realtà, la provvidenza interverrà sicuro. E nello stesso tempo autorizza Dante a dire tutte quelle cose che ha visto e udito. E appunto, e tu figliuol che per lo mortal pondo, perché sei ancora vivo, ancora giù tornerai, apri la bocca e non nasconder quel che io non nascondo. Giustizia e misericordia sulla persona del Redentore. Allora abbiamo parlato della Trinità, abbiamo anche visto che Dante nell'ultima visio vede la nostra immagine interna ad uno dei tre cerchi. Questa immagine ovviamente è Cristo, il Verbo incarnato. E qui, in tutto il settimo canto dell'inferno, cioè del paradiso, c'è la storia della nostra redenzione. Cosa succede? Che l'uomo, nella persona di Adamo, ha disobbedito. E Dante lo dice chiaramente nel 26° canto del paradiso. Del resto anche Eva ha disobbedito perché ha mangiato quel frutto che non doveva mangiare.
E quindi l'atto di offesa, questa era la teoria del Medioevo, la grandezza dell'offesa si misura dalla persona che viene offesa, mentre, come dire, colui che fa l'offesa è ovviamente inferiore. E siccome l'offesa è fatta a Dio, è un'offesa senza limiti e l'uomo non avrebbe mai potuto compiere un atto che fosse al di sopra delle capacità umane. Cioè, come dice Dante, come si è elevato in alto se anche andasse in basso verso Dio offendendolo, se anche si umiliasse profondamente sarebbe sempre un gesto umano che non può riempire quel vuoto che ha prodotto. E allora che cosa fa Dio? Dio poteva, nel suo amore della sua creatura simile a sé, cosa poteva fare? Poteva perdonare, ma siccome Dio è contemporaneamente giustizia e misericordia, quindi avrebbe compiuto la misericordia ma non la giustizia. Ecco che allora era indispensabile che il Verbo, che è Dio, si incarnasse e come uomo e nello stesso tempo come Dio, con questo atto di obbedienza sulla croce, ha redento il mondo, ha riempito quel vuoto che l'uomo non avrebbe mai potuto riempire. E di Cristo parla soprattutto in questo canto, che è il settimo, sulla redenzione. Ma quando Dante arriva nel 23° canto, nel quale spicca l'umanità di Cristo, nonché poi l'umanità di Maria e l'umanità degli Apostoli, così descrive Gesù, descrive cioè il Verbo. Quivi è la sapienza e la possanza che aprì le strade tra il cielo e la terra, onde fu già sì lunga disianza. E infatti da Adamo a Cristo è passato tanto tempo, sì lunga disianza. Ora, dopo che abbiamo parlato della Trinità, della redenzione da parte di Cristo, dovremmo parlare della Mariologia. Che dire della Mariologia di Maria? Bisognerebbe leggere appunto il canto 33°, laddove Dante, in questa preghiera di Bernardo, dice di Maria tutto quello che di buono e di bello è stato detto. Ma il tempo è quello che è. E allora come può corrispondere l'uomo a questa provvidenza, a questo amore che in fondo Dio ha avuto? Allora siamo nel 26° canto. Dante viene esaminato sulla carità da parte dell'Apostolo Giovanni e, come è stato interrogato da Pietro, da Giacomo e da Giovanni, così anche qui risponde in maniera ortodossa che cos'è la carità. Poi però Giovanni gli chiede: ma tu personalmente su che cosa fondi la tua personale carità, il tuo personale amore? Allora così risponde Dante: però cominciai, tutti quei morsi che possono farlo cor volgere a Dio,
alla mia caritate son concorsi. Quindi tutto è concorso all'amore verso Dio. In particolare, l'essere del mondo è l'essere mio, la morte che il sostenne perché io viva e quel che spera ogni fedel com'io. E qui c'è un po' tutto, la fede, la speranza e la carità, detto con altre parole. Poi potremmo finire qui, se non che saltiamo un po' altre cose, se non questo, ma Dante era veramente teologo. Nel Medioevo i teologi erano alle università, alla Sorbona, ad Oxford, e bisognava frequentare dei corsi ed essere esaminati. Questo non risulta nella biografia di Dante. Poi ha scritto queste bellissime cose, ma le ha scritte in volgare. La lingua della teologia era esclusivamente il latino. E poi non era un religioso, era un laico. Quindi ci sono motivi per cui Dante non poteva in qualche modo essere riconosciuto ufficialmente teologo. Ma perché poi, dopo tutto, è, come dice Paolo VI, addirittura prima teologo che poeta? Perché? Allora, abbiamo degli indizi. Quando nel 24° canto del Paradiso Dante viene interrogato sulla fede da Pietro, ecco, come dire, rende la scena come se stesse avvenendo in un'aula delle accademie, e prende proprio questo esempio che poi in qualche modo ripete quando è esaminato da San Giacomo sulla speranza, e la stessa cosa sulla carità. Possiamo chiederci: ma dove ha imparato che si faceva così? L'avrà letto sui libri, sarà stato testimone, sarà stato protagonista, ecco, non sappiamo. Comunque, descrive questa scena, interrogato: siccome il baccellier s'arma, come si arma il baccellier, e non parla finché il maestro la questione propone, per aiutarla, non per terminarla, perché la termina il maestro. Così mi armava io d'ogni ragione, mentre che ella dicea, per essere presto a tal querente, a tal professione. Di, buon cristiano, facci manifesto, fede che è? Ond'io levai la fronte, in quella luce, onde spirava questo. E quindi descrive perfettamente la scena di un esame accademico. Ancora, lui nel convivio ci dice che vuole ammannire questo convivio a chi non può seguire i maestri di teologia perché o non ha la cultura o non ha possibilità. E allora che cosa fa Dante? Dante cerca di ammanire questo convivio. Sulla base di che? Che lui ha avuto la fortuna di sedere ai piedi dei religiosi, e qui fa almeno riferimento al fatto che lui ha frequentato teologia sia in Santa Croce, e lì c'erano i domenicani, no, lì c'erano i francescani,
sia in Santa Maria Novella, dove c'erano i domenicani. E infatti tutta la teologia dal punto di vista teorico sa di tomismo, dal punto di vista appunto dell'anima spirituale sa tanto di francescanesimo, come vedremo in un altro incontro. Ora, perché Dante nella Divina Commedia incontra sempre personaggi molto conosciuti? È raro, rarissimo che incontri persone anonime, se non in proverbio. Perché? Allora glielo spiega Cacciaguida, dice: però per questo ti sono mostrati in queste rote, nel monte e nella valle, il monte è il purgatorio, nella valle è l'inferno. Solo le anime che sono di fama note, perché che l'animo di quel code non posa né ferma fede per sempre caia la sua radice incognita e ascosa, cioè non ascolta la gente, quelli che non sanno, ma ma né per altro argomento che non paia. E quindi sia gli argomenti sia le persone che argomentano devono essere persone note, perché appunto la Divina Commedia deve essere promulgata non tanto dalla gente così, ma soprattutto da quelli che hanno studiato e sanno tramandare. Dante, e concludo, Dante è consapevole di quello che lui è, sia come intellettuale, sia anche come teologo. Ha questa espressione: o muse, siamo all'inferno, o muse, o alto ingegno, e il suo ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi. Qui si parrà la tua nobilitate. Ecco, fa appello al suo ingegno, alla sua mente, per descrivere quello che ha visto in tutti e tre i regni.